Ok, qualche appunto prima di cominciare. Vi spiego come intendo strutturare la pittura intuitiva all'interno del canale. I video che sto preparando, che andrò a pubblicare un po' per volta, saranno divisi in una sezione teorica e una sezione pratica. L'idea è di andare passo per passo affinché chiunque abbia la possibilità di avvicinarsi a questo mondo. Cosa può servire per cominciare? Di sicuro un angolo tranquillo in cui poter creare. Qualcuno avrà più spazio, magari un balcone, un giardino, ma in verità un po' di spazio lo possiamo ricavare ovunque. Io dipingo da sempre in camera, per esempio. Qui accanto ho un armadio in cui tengo del materiale, ma in realtà ho materiale sparso ovunque. Cerco più che altro di tenere accanto a me quello che potrei usare più di frequente. L'importante, secondo me, è destinare un certo spazio a questo scopo. Lo spazio può anche cambiare nel corso del tempo, ma è fondamentale che nel momento in cui andiamo a dipingere, quello sia lo spazio della creatività. Senza distrazioni, per intenderci. Dunque, io personalmente uso colori acrilici. Costano meno, si diluiscono con acqua, asciugano in fretta e sono meno tossici. Poi a questi colori associo comunque matite, pastelli a olio, inchiostri, carboncino, spray, c'è ampia libertà di scelta. Essendo un genere di pittura veloce che avviene solitamente in un arco temporale ristretto, secondo me l'acrilico è l'ideale. Farò un video per spiegare un possibile starter kit. Per il momento vi posso consigliare di cominciare a procurarvi una ciotola in cui versare dell'acqua, questa penso di averla ricavata dai tiramisù dei supermarket, un panno oppure uno straccio che tornano utili per scaricare il colore e per pulire gli strumenti, almeno un paio di pennelli, sarebbe utile averne uno per i dettagli e uno di medie e grandi dimensioni. Con gli acrilici funzionano bene le setole sintetiche, per esempio. Un altro acquisto, secondo me, essenziale sono le spatole. Se non potete acquistare un kit completo, in qualunque negozio di belle arti trovate comunque gli attrezzi singoli. Le spatole hanno forme e dimensioni differenti. Personalmente preferisco la lama in acciaio. E l'ideale anche qui sarebbe averne magari una più piccola che ci permetta anche di miscelare il colore e una più grande per stenderlo meglio. Verificate magari che abbiano un minimo di flessibilità. Per il resto, matite, penne, marker, le dita. Va bene tutto per cominciare. Vedremo insieme, in realtà, che volendo si può dipingere anche senza particolari strumenti. Poi, se vorrete approfondire questo tipo di pittura, avrete tutto il tempo per allargare il repertorio. Dunque, quando cominciai a dipingere, cominciai su tela, ed è il motivo per cui non so più dove appenderle. Se volete un consiglio, tenete le tele da parte per il momento in cui avrete l'ispirazione o avrete fatto un po' di pratica. La tela bianca all'inizio può anche spaventare, meglio un blocco di fogli d'acquerello. Sulla carta sperimentare è più semplice e ha un costo inferiore, senza dubbio. Sono ottimi i blocchi della Canson, gli Aquarel. Ve li metto in descrizione qualora voleste acquistarli tramite Amazon. Hanno 30 fogli e sono disponibili sia in A4 sia in A3 qualora voleste lavorare un po' più larghi. L'alternativa ancora più economica sono questi, che vi metto in descrizione. Della Craft UK in un blocco da 100 fogli a poco più di 10 euro. Sono fogli di cartoncino A4 bianchi a grammatura 300. Io li utilizzo per i video tutorial oppure come fogli di prova nelle lezioni. Sono lisci, per cui il colore si stende benissimo. Per fare pratica, secondo me, sono più che buoni. Direi che per cominciare questo è più che sufficiente. Ci vediamo al prossimo video.